benvenuti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Fabio, qui per Milk Audio Store. Oggi andremo ad ascoltare il channel strip della MAG, il Pre-Q2. Preamplificatore doppio con equalizzatore analogico sia per registrazioni che per sessioni di mixaggio in un'unica unità a singolo rack. È presente la venerabile Air Band, che è stata introdotta per la prima volta nel 1993 dal NTI EQ3, che poi ha lasciato lo spazio poi all'EQ4. Ma prima di entrare nel dettaglio della recensione, vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un commento e attivare sempre la campanellina per ricevere tutti quanti gli aggiornamenti futuri sul mondo del Pro Audio dal Milk Audio Store. La sessione di preamplificazione accetta segnali microfonici con interruttore per la limitazione Phantom più 48 volt, segnali di linea separati utili per l'utilizzo della macchina anche in sessioni di mixaggio, quindi non solo per registrazioni, e ovviamente anche DI Instrument. Il pannello posteriore invece dispone anche di connettori di uscita XLR per ciascun canale e un interruttore di rete on-off e relativo fusibile. Tutti gli interruttori del Pre-Q2 hanno LED colorati per confermare lo stato di funzionamento dei relativi parametri e i potenziometri sono tutti quanti dentati eccetto il potenziometro della preamplificazione, che invece è a variazione continua. Ogni preamplificatore presenta un guadagno massimo di ben 72 decibel, ripartito tra un preamplificatore a transistor in classe A e un grande trasformatore d'ingresso con nucleo in nickel. Questo circuito offre un suono pulito e dettagliato con più 27 dBU di headroom a un livello di rumore di fondo pari a meno 128 decibel. Il guadagno del preamplificatore è suddiviso e ottimizzato su due gamme differenti. La gamma di guadagno predefinita è da più 20 decibel a più 42 decibel, mentre il secondo stadio va da 42 decibel a più 71 decibel. Andiamo a sentire adesso come si comporta il MAG su una registrazione vocale. Ti guardo e non lo sai, dici che non ascolto, mentre mi aggiusti il colletto, con gli occhi di un bambino, perso sulle tue labbra, no, non ti serve il rossetto, l'amore fa il suo gioco, è il sangue che ritorna al cuore. Stella nascente del mattino, il caso che si fa destino, gli anni che sembrano ore, l'amore fa il suo gioco, è una danza sugli specchi, il riflesso della luna che disegna la tua schiena, tremare senza la paura. Per quanto riguarda il comparto invece di equalizzazione, troviamo tre sezioni. Un primo filtro sulle basse frequenze con slope a meno 12 decibel per ottava è completamente variabile tra i 20 e i 20 Hz, cosa che ho molto apprezzato evitando gli scatti quindi troppo limitati. Successivamente troviamo l'equalizzatore delle basse frequenze, dove è possibile andare ad effettuare solamente un boost e non un cut. Presenta 5 frequenze con equalizzazione a campana a 40 Hz, 65 Hz, 100 Hz, 125 e 165 Hz. E poi abbiamo l'equalizzazione di tipo shelf sulle frequenze denominate sub, che quindi è sui 10 Hz, ottima anche in fase di mastering e di submix. La terza e ultima banda è quella dell'Air Band, equalizzazione di tipo shelving con selezione della frequenza tra 2,5, 5, 10, 15, 20 e infine 40 kHz, con il proprio controllo di boost fino a 9 decibel. Tutto il comparto di equalizzazione presenta un solo pulsante di bypass, quindi non possiamo andare a bypassare solo l'Air Band e mantenere invece gli altri tipi di equalizzazione. Andiamo ora a vedere come si comporta la sezione di equalizzazione. C'era una guerra contro i turchi. Il visconte Medardo di Terralba, mio zio, cavalcava per la pianura di Boemia, diretto all'accampamento dei cristiani. Lo seguiva uno scudiero a nome Curzio. Le cicogne volavano basse, in bianchi stormi, traversando l'aria opaca e ferma. «Perché tante cicogne?» chiese Medardo a Curzio. «Dove volano?» Mio zio era nuovo arrivato, essendosi arruolato appena allora per compiacere certi duchi, i nostri vicini, impegnati in quella guerra.
s'era munito d'un cavallo e d'uno scudiero all'ultimo castello in mano cristiana e andava a presentarsi al quartiere imperiale. Cause I played by the rules, I was a nerd, I was a geek, I was a freak. And them boys, they would come around trying to bring me down, chasing me street to street. They say, who that, where you at? You can't keep from hiding. We know, you know, there's gonna be a show, and we gonna do some fighting. I turned to run and jump that fence, but then I turned and stopped. I said, give me all you got. That was the first time I stopped running. That was the first time I stopped running. I sit on the porch for hours. I watched all the trains go by. And mom and I, we would talk a lot. At times she would break down and cry. She said, I know you know you gonna show. Non lo sai, dici che non ascolto, mentre mi aggiusti il colletto, con gli occhi di un bambino, perso sulle tue labbra, no, non ti serve il rossetto, l'amore fa il suo gioco, è il sangue che ritorna al cuore. Stella nascente del mattino, il caso che si fa destino, gli anni che sembrano ore, l'amore fa il suo gioco, è una danza sugli specchi, il riflesso della luna che disegna la tua schiena, tremare senza la paura. Tirando le conclusioni, il Preco 2 è una macchina molto versatile perché, come abbiamo visto, può essere utilizzata sia in fase di tracking, quindi in fase di registrazione con il suo comparto di preamplificazione, ma anche in fase di mixing con il suo comparto di equalizzazione, grazie alla grandissima versatilità dell'equalizzazione, ma soprattutto anche dell'airband che dona questa brillantezza ai vostri mixaggi. Sicuramente l'equalizzatore, se ben dosato, può essere utilizzato anche in fase di tracking. Ovviamente è sempre bene essere molto molto cauti andando a colorare il segnale in fase di tracking. Come sempre avete il link al prodotto in descrizione al video per visionare tutte quante le caratteristiche e specifiche tecniche del Mag Preco 2. Non mi resta ovviamente che invitarvi in negozio da Milk Audio Store e allo showroom per la visione e per provare direttamente in loco il Mag Preco 2. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!